Now, about the topic for today, which is, ora, riguardo all'argomento di oggi, che tratta il Vedanta, Swami ha detto ai suoi devoti che è giunto il tempo per noi di studiare il Vedanta. Swami ha detto che le scuole elementari sono finite e che ora siete al college. E anche se Swami è il Signore dell'amore, anche Krishna concorda che la devozione è il sentimento, è il sentiero più rapido per l'unione con Dio. Ma ora egli ha anche detto che se prendete una persona in qualsiasi parte del mondo e con la massima cura gli spiegate a quella persona molto attentamente cosa sia il Vedanta, quella persona non comprenderebbe una sola parola di ciò che state dicendo. Eppure vi viene chiesto non solo di capire una parola, ma di capire a fondo i principi importanti del Vedanta. Ora, noi non siamo come quelle persone che si trovano nel mondo, che non comprenderebbero o non sono interessate ad una sola parola del Vedanta. Noi siamo estremamente interessati al Vedanta, perché noi siamo interessati alla realizzazione del sé. Noi vogliamo creare la nostra vita presente. Noi saremo felici di cambiare la nostra vita di oggi ed essere Swami, perché Swami dice: io non sono mai nel dolore, io non so cosa significhi la preoccupazione, io sono sempre felice, qualsiasi cosa succeda io sono sempre nella beatitudine. Quindi dovremmo essere disposti a cambiare la nostra vita, e questa è la promessa che Swami ci offre se seguiamo i suoi insegnamenti. Noi siamo come Lui perché questa è la nostra vera natura. Non che lo diventeremo con la pratica, ma quella è la nostra natura, e cioè che la liberazione è proprio scoprire che noi non siamo mai stati legati, ma la liberazione è sempre la nostra vera natura, giorno dopo giorno. Noi siamo libertà totale e assoluta, noi siamo beatitudine sempre presente. E quindi noi siamo molto interessati all'argomento del Vedanta, perché è ciò che ci promette ed è ciò che è stato trovato e rivelato dai saggi e santi di tutti i tempi. Ora, per mostrare il grande potere di Swami e la grande persona che egli è, posso raccontarvi una o due esperienze. Per esempio, i primi 2 anni che siamo stati in India, noi eravamo a Bangalore, in uno degli hotel, e ogni mattina andavamo da Swami e tornavamo verso mezzogiorno, perché Swami si ritirava per circa 4 ore durante il giorno e poi ritornava nel pomeriggio. Ora, ciò che accadde in quei giorni è che in quei giorni c'erano molti hippie in India. Ovunque si andava si vedevano molti hippie. Io e mia moglie andammo a Benares e lungo il sacro fiume del Gange, vicino ai templi, c'era un'imbarcazione piena di hippie tedeschi che suonavano la chitarra e cantavano le canzoni, e anche loro venivano all'ashram di Swami, e Swami dava loro moltissima attenzione e cercava di cambiare il loro stile di vita e dava loro del lavoro.
qualche lavoro da fare, ma loro si rifiutavano di svolgere qualsiasi lavoro, qualunque lavoro. Così, a quel tempo, molti genitori scrivevano a Swami e gli dicevano: Swami, i nostri figli e le nostre figlie sono in India, puoi aiutarci a farle ritornare a casa? Ora vi racconto il caso di questo uomo e di sua moglie che venivano da New York, perché Swami aveva scritto loro un messaggio dicendo che aveva trovato la loro figlia e così loro uscirono al mattino e non rendendosi conto della situazione dei taxi, avevano rimandato il loro taxi in città. Quindi quando giunse la sera e Swami si ritirò e tutti se ne andarono, loro non avevano il taxi. Quindi ci chiesero se potevano salire sul nostro taxi e io risposi naturalmente di sì. Quindi andammo tutti sul mio taxi. Ora, tutti voi che siete stati là sapete che ci sono due strade a Bangalore, una più breve che vi porta velocemente a Prashantiniliam e un'altra più lunga che passa dall'aeroporto. Così il tassista prese quella più corta. Quindi accadde che stavano riparando in quei giorni quella strada e c'era una montagna di un cumulo di terra lungo la strada che stavano riparando. Noi eravamo dietro un bus e il tassista era impaziente e voleva sorpassare il bus. Quindi lui si voltò indietro e guardò e vide dinanzi a sé una luce. E lui pensò che c'era qualche macchina ferma. Quindi si girò e accelerò e l'auto prese col tempo forte velocità. E non appena fece quello, noi realizzammo che stavamo pensando al peggio, che quell'auto che avevamo visto stava venendo direttamente verso di noi ad una velocità molto alta. Quindi stava accadendo uno scontro frontale. L'altra auto era sulla strada sbagliata e una delle auto doveva cadere nel burrone perché non c'era nessuna chance di salvarsi. Ma questo non poteva essere fatto. A sinistra c'era il pullman, dall'altra parte c'era un grandissimo albero. Non c'era alcuna possibilità di uscire da quella strada e c'erano queste due auto che si stavano scontrando. Le luci dell'auto iniziarono a lampeggiare e noi in quel momento ci aspettavamo di morire chiudendo gli occhi. Ma dopo aver chiuso gli occhi, li riaprimmo, nulla accadde e quando riaprimmo gli occhi guardammo indietro e nel fanale posteriore della nostra macchina e guardammo i fanali posteriori anche dell'altra auto e vedemmo che l'altra auto si stava allontanando da noi. Com'è potuto accadere una cosa simile? Assolutamente impossibile, Swami ha dovuto falsare o cambiare sia il tempo che lo spazio. Al mattino seguente noi uscimmo presto e quando Swami venne mi inginocchiai ai suoi piedi e io gli dissi: Swami, ti ringraziamo per aver salvato le nostre vite la scorsa notte. E Swami si mise a ridere e disse: Sì, voi eravate molto spaventati. E disse: Eravate così spaventati che non avete pensato nemmeno di chiamare Swami. Ma Swami vi ha salvato lo stesso. A quel tempo c'erano sempre alcuni maestri di Telugu e molti dottori, molti devoti che sedevano appoggiati al muro nella veranda e raccontai loro l'intera storia. Ed io dissi a Swami: Swami, tu devi avere cambiato sia lo spazio che il tempo la scorsa notte. E lui rise e si rifiutò di rispondere interamente. E ora vi vorrei raccontare un'altra storia che mostra il potere fantastico e maestoso di Swami. Quando noi andammo la prima volta a Prashantiniliam, circa 25-26 anni fa, era il gennaio 1968, non c'erano affatto queste nuove costruzioni.
solo una serie di vecchie costruzioni e il mandirra senza l'estensione della veranda, non come ora che ha avuto molti miglioramenti. E c'erano, penso, 8 occidentali nel campus e non più di 35-40 indiani che venivano presto tutti i giorni. Quindi le donne furono messe in una stanza vecchia e gli uomini in un'altra stanza a dormire. Alcuni di loro dissero: Swami arriverà tra 15 o 20 minuti. Quando Swami arrivò, noi eravamo seduti sul pavimento e lui iniziò a camminare avanti e indietro di fronte a noi in un modo molto grazioso, come se fluttuasse sul pavimento, con i suoi graziosi e grandi occhi luminosi e un sorriso bellissimo sulla sua bocca. Fluttuò indietro attraverso il pavimento, quindi ascoltai per la prima volta come quest'uomo può cambiare la tua vita e risvegliare una tale conoscenza dentro di te. Poi divenni consapevole di un movimento nel mio cuore come il muoversi delle ali di una farfalla. E quindi realizzai in quel momento che quello era amore e realizzai che Swami era nel mio cuore come il Signore dell'amore. Realizzai questo così chiaramente e da quel giorno divenni devoto di Swami. Ho sempre pensato di me stesso come un intellettuale. Ero interessato solo ad argomenti intellettuali, ma trovai con mia sorpresa quel giorno che ero devoto e scoprì che ero stato sempre devoto di Swami. In quei giorni eravamo io e mia moglie in una stanza e sul tardi mi trovai di fronte al mandir di Swami e la finestra nel mandir e vidi Swami ogni tanto dare un'occhiata occasionalmente dalla finestra e lo vidi tornare indietro e mi fece segno di salire da lui nella sua stanza e mi fece sedere sulla sedia e io chiesi a lui: Swami, tu ti prendi cura dei tuoi devoti in ogni luogo, di ogni luogo, e conosci e conosco diverse storie che ho ascoltato, e tu ti prendi cura di tutti, anche di coloro che non ti conoscono. E ti prendi cura anche delle tue scuole. Come fai a trovare il tempo di sedere qui a parlare con me? E lui disse: questa è la tua domanda principale? E poi disse: beh, non è proprio così. Quando per esempio tu entri in un'auto e inserisci la chiave, l'auto è pronta per partire e non devi fare altro, non devi dare molta attenzione. E allo stesso modo Swami gira la chiave e l'universo inizia a correre da solo. Quindi io ho molto tempo per stare qui seduto e parlare con persone come te.